Buonasera a tutti, buonasera, buonasera, ci rivediamo stasera per una nuova diretta, un attimino in modo che si collegano un po' di amici, buonasera a tutti, buonasera. Qualche minuto e iniziamo come sempre. Anche oggi è stata una giornata abbastanza lunga. Abbiamo fatto diverse riunioni, in modo particolare abbiamo fatto il punto della situazione con l'OPC competente qui a Cercola, Caravita. Veramente voglio ringraziare le dottoresse, la dottoressa Ricci e la dottoressa Guidetti, che stanno facendo un lavoro straordinario, veramente con tutte le difficoltà del caso, però stiamo cercando di creare quel coordinamento istituzionale in un periodo che ovviamente, così come state ascoltando dalla televisione, c'è un aumento dei contagi sia a livello nazionale che regionale. Fortunatamente negli ultimi giorni su Cercola riusciamo a contenere rispetto a quella che è la media sia regionale che nazionale. Siamo tra l'altro c'è un grosso impegno anche per quanto riguarda la scuola, che ormai è partita già da una decina di giorni, e devo dire con grande soddisfazione che ovviamente qualche difficoltà c'è sempre, poi c'è qualche difficoltà legata all'organizzazione prettamente didattica che di gestione dei dirigenti, con i quali c'è un confronto quotidiano, una massima collaborazione, e cerchiamo ovviamente anche di venire incontro a quelle che sono un po' le esigenze di tutti i genitori. Tra qualche minuto partiremo con la diretta, aspettiamo che si collega qualche altro amico. Comunque diciamo che in questi giorni diciamo, l'attività è soprattutto mirata a quelle che sono le problematiche che nascono ovviamente con l'inizio dell'anno scolastico e la gestione di un'emergenza che di fatto si sta stabilizzando, ma che richiede sempre una massima attenzione. Nell'altra diretta ovviamente ho fatto delle considerazioni sono considerazioni che nascono dall'attività che ormai da mesi sto affrontando, all'emergenza che ormai da mesi sto affrontando insieme ai miei collaboratori. Hanno un confronto diretto che abbiamo quotidianamente con l'OPC, competente, ed è chiaro che oggi sicuramente non possiamo paragonare questa fase dell'emergenza a quella relativa al periodo di marzo, fortunatamente. E chiaramente le mie considerazioni nascono dalla mia esperienza sul campo, perché ovviamente sono profano in materia, non ho sicuramente le competenze per poter fare o dire delle considerazioni, però è chiaro che sicuramente l'impatto, la sensazione è di una situazione diversa, completamente diversa rispetto a marzo. Certamente riferito a questo periodo storico, perché è una situazione in continua evoluzione che va monitorata, ma sicuramente stiamo vivendo una situazione diversa. Tra l'altro lo dicono anche i numeri, ma anche la strategia da parte della regione è completamente diversa. Ormai c'è un numero elevatissimo di tamponi, perché veramente si sta facendo un'attività di monitoraggio ormai veramente a 360 gradi, cercando di individuare i contatti diretti, i contatti indiretti. Quindi sicuramente stiamo vivendo una fase emergenziale diversa, però è proprio in questa fase che comunque è importante da parte dei cittadini di assumere un atteggiamento responsabile, cercando di adottare quelle poche misure
che noi tutti conosciamo. Allora, partiamo con le notizie di stasera. Proprio a seguito di un incontro che ho già avuto con l'OPC, abbiamo fatto il punto della situazione rispetto alle diverse guarigioni che ci sono state a Cercola in questi giorni. Ovviamente questo report parte dal mese di agosto, quindi dai nuovi casi che abbiamo avuto su per giù a metà agosto, e ad oggi contiamo sul nostro territorio 19 casi positivi, con un sensibile aumento ovviamente che c'è stato in questi ultimi 10 giorni, e registriamo però anche diverse guarigioni rispetto ai casi che avevano caratterizzato il mese d'agosto e il mese di la prima parte di settembre. Diciamo rispetto a quelli che riscontriamo nei comuni vicini, ma che ci inducono sicuramente ad assumere comunque un senso di responsabilità. Abbiamo tra l'altro delle attività chiuse sul nostro territorio, tra l'altro concentrate su via Don Minzoni. Mi riferisco al parrucchiere che è ancora ricoverato in ospedale, però sembra che la situazione di salute sia stazionaria e quindi verso un miglioramento. Mentre per quanto riguarda le altre attività, abbiamo un panificio che tra l'altro affissa anche un cartello all'esterno, quindi il panificio piccolo possiamo dire, di fatto hanno chiuso perché hanno avuto un contatto con una persona che per risultato, un loro familiare che è risultato positivo, sono in attesa del tampone, ma ovviamente con grande responsabilità hanno ritenuto di chiudere ugualmente l'attività in attesa del risultato dei tamponi. E poi ci sono un'altra attività, una pizzetteria sempre a via Don Minzoni, un'agenzia di viaggio. Tra l'altro in quest'ultimo caso diciamo che siamo quasi in via di guarigione, perché il primo tampone è risultato già l'ultimo tampone è risultato negativo. Per quanto riguarda invece le attività che stiamo ponendo in essere, voglio un attimino, vediamo un attimo anche se c'è qualche domanda rispetto a queste notizie, a queste informazioni. Per quanto riguarda invece le attività relative alle catene di contagio, voglio tranquillizzare, soprattutto per quanto riguarda quella relativa al parrucchiere, dove abbiamo fatto un bel po' di tamponi, un bel numero di tamponi. In realtà, fino ad oggi, tranne i suoi collaboratori, per quanto concerne invece la clientela, abbiamo avuto tutti esiti negativi rispetto ai tamponi che sono stati già processati. Quindi, questo sicuramente ci permette di stare più tranquilli, perché anche noi avevamo temuto la possibilità chiaramente di un contagio a catena. Non so, mi sentite? Allora, per quanto riguarda le domande in quale zona, diciamo che sono un po' concentrate, sono un po' sparse su tutto il territorio, quindi cerchiamo di evitare questi tipi di domande, perché comunque 19 persone, adesso non ricordo precisamente quali possono essere le residenze di tutti, ma comunque ne ritroviamo un po' in tutte le zone, ce n'è sicuramente qualcuno anche sulle frazioni periferiche. Vediamo un attimino. Allora, quando un'attività, diciamo, se è un contatto diretto, quando si chiude un'attività, dipende che tipo di contatto, diciamo, quale catena di contagio viene di fatto attivata. Questo però è un protocollo che viene adottato direttamente dall'ASL con la nostra collaborazione, e ci viene fornita una lista da parte dell'attività che poi viene chiusa. Sulla base di quella lista ovviamente si procede ai tamponi, così come chi è entrato in contatto e sente l'esigenza, perché magari ci sono dei sintomi,
può invece chiedere al proprio medico curante la possibilità di poter richiedere un tampone per contatto stretto con un positivo. Quindi sono queste le due, diciamo, i due protocolli che vengono applicati. Per quanto concerne invece le scuole, allora, voglio tranquillizzare anche alcuni genitori che mi stanno chiamando in questi giorni. Anche per la scuola abbiamo dei protocolli specifici perché è chiaro che può accadere che magari un genitore di un alunno può risultare positivo. In questo caso il bambino viene immediatamente messo in quarantena e in attesa e resta ovviamente in attesa del tampone, non può frequentare la scuola. Nel caso in cui venga rilevata una positività del bambino, chiaramente va in quarantena l'intera classe e vengono fatti poi i tamponi all'intera classe. Quindi bisogna capire che ci sono dei protocolli specifici per ogni tipo di situazione che può nascere e chiaramente saranno tutti quanti attuati. La situazione di Garavita, adesso non ricordo bene precisamente Garavita, o può essere, faccio un esempio, Ponte Cozzolino. È chiaro che anche su Garavita, se non erro, ci sono sicuramente ma pochissimi casi e sono tutti quanti in quarantena. Tra l'altro sono in stretto contatto con il sottoscritto, lo possono anche testimoniare. Anzi, vi posso garantire che per me veramente io sono molto, diciamo, un periodo particolare perché oltre ad avere un contatto diretto con tutti ad avere un contatto diretto con tutti coloro i quali sono positivi, quindi le loro famiglie, perché comunque cerchiamo di garantirgli un servizio, un'informazione. Tra l'altro, sono in stretto contatto con tutte le persone che sono in attesa dei tamponi, perché in questo momento ci sono sicuramente dei ritardi anche di 5 giorni, 4 giorni, soprattutto coloro i quali sono risultati positivi e poi sono in attesa dei tamponi per accertare la guarigione. Quindi vi posso veramente dire che in questo momento il mio telefono 24 ore non stop e io cerco veramente di poter dare delle risposte, di poter far sentire la vicinanza ai miei cittadini e di poterle aiutare, perché poi tra l'altro nonostante c'è una grossa collaborazione con l'UOPC, è chiaro che noi una volta che andiamo in piattaforma e l'UOPC richiede il tampone, richiede il secondo tampone, poi tutto rientra nell'ambito di una procedura che non viene gestita direttamente da noi e quindi anche i ritardi diventano, anche per i ritardi, ovviamente diviene tutto più complicato. Ma comunque riusciamo a garantire almeno quantomeno la vicinanza, quei servizi essenziali ai nostri cittadini. Tra l'altro, da oggi pomeriggio mi stanno chiamando diversi cittadini, qualcuno mi ha mandato anche una foto, perché non so sulla base di quale, forse una speranza, sarà un desiderio. Si parlava di un'alta carica istituzionale che purtroppo poteva risultare positiva, addirittura. Addirittura qualcuno mi ha chiamato, qualche amico, chiedendomi se ero positivo. Fortunatamente per me e forse sfortunatamente per loro, per adesso godo di ottima salute e spero che ci sia ancora, mi venga data la forza per poter rimanere in prima linea a lottare, a combattere quotidianamente insieme ai miei cittadini, perché vi posso garantire che non è un periodo semplice e vi posso anche garantire che in questo momento ovviamente l'emergenza ci distrae anche da quello che deve essere l'ordinaria amministrazione e quindi tutti i servizi che devono essere erogati ai cittadini. Finalmente tra poco apriamo il bilancio e ripartiamo anche su quella che è la manutenzione ordinaria, perché in questo periodo ovviamente il paese è stato un po' trascurato, un po' ci siamo ritrovati in una situazione dove non potevamo spendere perché dobbiamo approvare il bilancio, ma sicuramente cercheremo di ripartire in modo forte. Voglio un attimo vedere se ci sono delle domande.
in modo che iniziamo a rispondere anche a qualche domanda. Quindi voglio rassicurare a tutti, sto bene, non ho il Covid, nessun assessore, nessuna carica istituzionale del Comune di Cercolo ha il Covid. Mi dispiace, ma è così, forse chi lo desidera ha avuto un'altra delusione stasera. Vediamo un attimino. Sì, infatti facciamo le corna perché veramente ci vogliono, Luisa. Allora, vediamo un attimo se c'è qualche domanda. Il numero dei tamponi in questo momento è molto alto, perché devo dire la verità, anche i medici di base, voglio ringraziare anche loro, stanno facendo un lavoro straordinario cercando di dare un contributo diretto anche loro all'emergenza, e quindi prescrivono, ovviamente caricano le schede per eseguire i tamponi. Non ho capito una domanda rispetto al panificio, penso di aver già dato la risposta, perché il panificio ad oggi nessuno di coloro hanno fatto il tampone, se non sbaglio ieri, e siamo in attesa della risposta. Ed è chiaro, sì, sicuramente in modo molto responsabile, giusta considerazione da parte di Zaira, sicuramente in modo molto responsabile hanno deciso di mettersi in quarantena in attesa almeno dell'esito del tampone. Tra l'altro, come ben sapete, è uscita l'ordinanza della. Allora, un altro aspetto che voglio rimarcare che riguarda sempre la scuola. Allora, i banchi non sono, diciamo, i banchi la fornitura dei banchi da parte del Ministero non è arrivata in nessun istituto scolastico di Cercola. Quindi è inutile che si cerca di creare delle polemiche inutili, siamo tutti in attesa dell'arrivo dei banchi, non abbiamo certezza. Tra l'altro ho mandato anche una mail al commissario che sta gestendo appunto la distribuzione. Speriamo che a stretto giro arrivino, ma non abbiamo nessuna notizia in merito. Stiamo cercando di fare di necessità virtù, anzi non è un momento semplice per i dirigenti scolastici, per gli insegnanti, per la scuola, ma vi posso garantire che la volontà da parte dei nostri figli di andare a scuola veramente è la cosa più bella di questi giorni, e dobbiamo cercare tutti quanti di essere costruttivi e di collaborare insieme per poter permettere questa gioia e questa opportunità ai nostri figli. E poi chiedo, lo dico prima a me stesso perché anche io sono un genitore, la mattina tra l'altro accompagno mia figlia a scuola, cerchiamo di non creare assembramenti dinanzi alle scuole, cerchiamo anche noi di mantenere una distanza giusta. In alcuni plessi abbiamo chiesto di differire insieme ai genitori, con grande collaborazione dei dirigenti scolastici, l'orario d'ingresso. Quindi cerchiamo in questa fase di essere costruttivi, perché veramente è un momento difficile e ne dobbiamo uscire tutti quanti insieme. Vediamo qualche altra domanda. Se c'è qualche altra domanda, in modo che posso rispondere. Anche stasera siamo veramente in tanti collegati, molti cittadini anche per strada apprezzano molto questo modo di poterci confrontare. Veramente penso che sia per me è molto importante utilizzare questo strumento, perché mi fa sentire anche la vostra vicinanza. Vediamo un attimo se c'è qualche altra domanda. Allora, per quanto riguarda le forze dell'ordine, c'è una nota della prefettura, e quindi stiamo cercando anche insieme alla Polizia Municipale di iniziare un'attività insieme ai carabinieri di controllo. Tra l'altro, sulla base di questa nuova ordinanza ho inviato una diffida a tutte le attività, bar, gelaterie, ristoranti, rispetto all'attuazione non solo dell'ordinanza, ma anche di quelle che sono tutte le misure di contenimento previste, quindi utilizzo della mascherina, il distanziamento, e chiaramente inizieremo anche dei controlli. Però devo dire la verità, negli ultimi 2 giorni penso che anche su Cercola stiamo avendo dei risultati. La Polizia Municipale sta monitorando il corso, stanno praticamente in tutte le attività commerciali, quindi piano piano anche il controllo sta iniziando, sulla base anche della riunione che ha fatto il Presidente col Ministero. Probabilmente ci sarà un input diverso per cercare di garantire un controllo. Vediamo un attimo se non ci sono altre domande.
Allora, non è vero che pretendono il tampone dopo 4 giorni di assenza, basta un certificato medico, basta un certificato medico attesti il motivo, dell'assenza. Quindi, Susanna, questa è la risposta. Poi quando nascono queste incomprensioni, mi potete contattare su Messenger, non ci sono problemi, sapete benissimo che io rispondo 24 ore, non stop, cerco di essere quanto più rapido è possibile nelle risposte. Allora, concludiamo, riassumiamo, questa diretta. In primis, il sindaco sta bene. La giunta sta bene, i consiglieri comunali stanno bene, quindi al comune di Cercano non c'è nessuna carica istituzionale, nessun impiegato che ha problemi di Covid. Ci dispiace, ma purtroppo è così. Abbiamo 19 casi attualmente positivi sul territorio, quindi abbiamo registrato 8 guarigioni a fronte di un incremento di 3 casi di 2 casi negli ultimi 2 giorni, quindi 19 positivi. Abbiamo 4 attività chiuse, e per quanto riguarda invece la scuola è iniziata. Chiaramente ci stiamo confrontando con i genitori, con i dirigenti quotidianamente, sperando quanto prima di trovare anche una normalità con gli orari definitivi. Ciao Pasquale, diciamo che le mascherine sono state acquistate dagli istituti scolastici e quindi vengono distribuiti e questo è un altro servizio importante che viene offerto ai nostri alunni. Io vi ringrazio tutti, vi auguro una buona serata, ci rivediamo nei prossimi giorni e vi raccomando l'utilizzo della mascherina. Mi raccomando la mascherina perché veramente è l'unico strumento che ci consente di vivere, continuare a vivere la nostra quotidianità, ma di farlo con responsabilità. Buona serata a tutti.